Ah, io la rucola. Vediamo una specie di batini. Che fai? Rucola, pomodorini. Pieno del Vesuvio questi sono, eh? È che prendo pomodorini a caso io. Proviamo. Ascoltami, allora Martina è tornata alla gara che ha Vinto. vinto. Come si fa a vincere le gare? Che io non sono più capace, spiegami un po'. Allora, praticamente devi mettere almeno una botta più di tutte le Deve persone che essere incontri. quello lì che mi... Almeno una. Almeno una, adesso ci Non è penso. detto, puoi anche vincere la priorità, però insomma, meglio Io sempre ho un pochino che non vinco, adesso seguirò questo consiglio. Comunque Martina è tornata questa notte. Abbiamo ancora dei residui qui, fiori. Adesso si è appena praticamente è appena ritornata al mondo. Mica tanto. E cosa devi fare oggi? Alle 3 ho un peeling agli aciti di frutta ai bagni di Per Pisa, il bonus che ho terme, fatto per il col bonus bonus terme. terme. Lei ha fatto il bonus terme che io ho scelto di non. Ma non è rucola, ti ho detto valeriana, Valeriana, mi piace la valeriana. Il mio problema è tra la valeriana e la rucola. Ma la rucola non mi piace, la valeriana sì, ti rucola. ho detto rucola. Ma infatti la rucola era per me. La valeriana va bene, perché la valeriana si Allora tranquillizza, mangia mangi anch'io, per si tutti, ciao. tranquillizza, va bene, dopo ti tranquillizza. Anzi, mangiatevi valeriana anche voi. Io questa mattina ho fatto palestra, abbiamo dei problemi allo psoas, al vasto. Secondo me non sono la vecchiaia. Secondo me c'è un problema, adesso mi farò fare un eco. Ho fatto un'altra intervista per il mio podcast, che uscirà tra penso un mese ormai. Seguite il mio podcast. E adesso niente, adesso faccio sentire in imbarazzo Martina, inquadrandola, che lei odia queste cose, la inquadro così. Cioè sono attaccati, cioè se io sono... Questo è qui, eh. Ti volevo rompere le balotas. Questa è bellina, eh. Andiamo a prendere l'erba. Oggi Leonardo ha fatto i biscotti di Natale. Mi ha detto che li ha fatti proprio lui. Uno se lo sta già mangiando, adesso devo nasconderglieli perché se no non arrivano a casa. Però, oh, bravo, io non li so fare i biscotti. Vediamo se me ne dà un pezzo. Cosa vogliamo dire? Che Leonardo oggi mi ha fatto un regalo, questo Con qui, tanto amore. con tanto amore, per papà, vero? Anche per mamma. Anche per mamma, per papà e per mamma. A me piace moltissimo il nuovo album di José González, però a me piace José González. Quindi se vi piace magari ascoltatelo perché è carino. Più che carino. Ma che cosa? Tanto noi facciamo i cavalieri. Oh! Oh, lui fa il cavaliere, io vado a mangiare e poi vado che cucini, io ti uccido, a chi mi uccidi? Se gli mi uccidi e io come faccio a cucinare? Dopo non mangi, guarda che è peggio per te, ti conviene mantenermi in vita. Cosa andiamo a fare? Un picnic. Sai quando eri piccolo dicevi mic mic? Che ne so io perché dicevi mic mic? Dicevi mic mic? Dicevi mic mic? ora dico picnic. Ora dici picnic. Penultimo giorno di scuola. Domani si va a Treviso. Con mamma, sì. Andiamo io, te, mamma. Ci appoggiamo qui sul tavolino? Andiamo via, vai. Prendi le cose, chiudi bene. Hai già imparato. Numero 1. Andiamo a casa adesso, eh. Cosa andiamo a fare a casa? Andiamo a giocare, però un po' così, un po' tristi. No, andiamo a giocare. Sì, eh. Allora, sto andando a fare un tampone.
in farmacia. In realtà non ho avuto nessun contatto, però oggi devo fare un viaggio e devo andare a Treviso perché domani devo fare la terza dose del vaccino che avevo prenotato, perché in teoria oggi dovevo essere già a Treviso, ma non ci vado, o meglio ci vado ma poi torno indietro domani, perché per genere di mia madre è risultata positiva a un tampone, quindi mo si spara 10 giorni di vacanza a casa. A me dispiace molto, guarda, mia mamma non ha sintomi quindi non sta male, poi lei ha già la terza dose, quindi penso che abbia preso questo Omicron o qualcosa, sta bene, solo che è positiva. Quindi tolto il fatto che mi ero preoccupato perché poteva stare male, ora che so che non sta male fa un po' incazzare, perché non vedevo l'ora di andare a Treviso, ma soprattutto perché Leonardo non vedeva l'ora di andare dalla nonna, di passare un po' di tempo insomma con l'altra parte della famiglia che non vede mai, a lui piace molto, e invece nada. Allora, il tampone negativo, siamo andati a prendere Leonardo come da copione per partire. Prima cosa che mi ha detto è stata: andiamo a Treviso. E gli ho detto no. Dare una brutta notizia a un bambino di 3 anni non è il massimo, però ci stiamo lavorando, sembra che qualcosina ci inventeremo. Adesso vediamo anche cosa fare a Natale. Per ora stiamo giocando a chiudere e aprire le porte della macchina. Direi che ce ne siamo già dimenticati, tutta una scenatina per 2 secondi. Adesso bisogna vedere cosa fare a Natale. Arrivato a Castelfranco, dove vive mio padre, dormirò qui questa sera. No big deal, però bello, bello un sacco di altri. Saluta per il mio vlog. È capitato in una cena societaria. Adesso ordino qualcosa anch'io. No, qui non si può firmare, però io adesso mi metto che buono in coda e mi faccio sbucazzare. Ciao, questo è un bagno, però è il bagno dell'osteria dove io venivo spessissimo quando non andavo a scuola. Non si dice, però capitava ogni tanto. E sono qui perché c'è, ci beviamo qualcosina. Questo dovrebbe essere vin brulé. Questa è l'osteria. Questa è l'oste. Non magari non ci dice. Ho deciso di fare una sorpresa alla mia famiglia. Sto portando un po' di Treviso a Pisa. Sono a Cassa di Prosecco, adesso ando a prendere il musetto, prendo un po' di prodotti tipici e faccio una sorpresa, tanto Martina e Leo, Martina e Leo niente, Martina lo saprà per 2 settimane quando vedrà questo video. Quindi questa sera sarà una sorpresa. Ah, che bella la mia città. Un giorno via, esplosione, casa dolce casa, casa dolce casa, vero? Chi è che ha fatto questo disastro? Questo è il mio normale rientro in casa, così. Meditation. Allora, da Treviso ho portato
queste patate magiche, gli gnocchi fatti in casa, il musetto che mi mancava tantissimo, la soppressa e bram, casatella DOP trevigiana e naturalmente quintali e quintali di prosecco. Questa cenetta molto Trevigian. Com'è il prosecco? Ben sboro. Ho fatto una cenetta a prodotti tipici. Leonardo, adesso di nuovo la febbre, abbiamo fatto anche il tampone. Un'altra piccola tragedia, però è passata. Si sta mangiando la soppressa della casatella. Qua vedo che... T'ho beccata, t'ho filmata. Piove. Piove. E qui dentro c'è il musetto. Questo è tutto grasso, eh. Che cola. Sta andando. Ci manca solo un'ora e 21. Mangiamo a colazione? Lo mangiamo a colazione. Io ho insistito, volevo il musetto e il musetto sarà. Però loro adesso mangiano gli gnocchi e le altre specialty. Bon joyeux Noël. E Natale. Vado a fare la spesa. No, in realtà dovevo prendere solo due piccole cose, ho detto vado a farmi un giretto in bici. Anzi, intanto vi faccio vedere Piazza del Duomo a Natale. Vai. Buona, eh? Siamo pronti? Siamo pronti, vai. Porco cane, oh. Non devi spostare il naso, sembra peggio. A parte che questo è grosso, c'ha sto... Ah, questo è per il pranzo di Natale. Vediamo in diretta. Abbiamo un dinosauro. Sale? Sale, sale. Ah, io sono safe. Attenzione, momento. Momento clou. Tampone numero? Boh. 100 forse. 100. Matteo è libero. Io sono libero. È arrivata la barretta. Guarda come sono sbarrettato qua. Lui a posto, ora ho fatto io. Guarda, questo è del wiki vlog. Attenta, ti parte. Ce lo posso anche gonfiare. Ora è felice. A gonfiarlo? Molto felice. Buon Natale a tutti! È o non è il più bel Natale della tua vita? Sicuramente sarà meglio di quello del prossimo anno.